Salve amici di YouTube, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un video un po' serio, nel senso che voglio mettere delle cose in chiaro, metterò il titolo proprio così. Voglio mettere le cose in chiaro, un titolo del genere. Perché in questa settimana mi sono arrivate moltissimi messaggi di vari YouTuber, che in pratica un po' mi sento un po' preso per il culo, come si può dire, parole proprio fine fine volevo essere. Quindi mi sento un po' preso per il culo, perché? Allora, prima di tutto per i messaggi, soprattutto, perché certa gente mi chiede, vuoi iscriverti al mio canale, vuoi commentare i miei video e mettere mi piace? Io ho fatto ok, sì, mi sta bene. Io perché sono fatto questo, sono gentile, a parte che anche quando vedo nuovi iscritti nel mio canale che si iscrivono, io non sono iscritto a loro, mi iscrivo subito, guardo i loro video, li commento e metto mi piace, perché sono fatto io così, perché voglio aiutare gli altri. Però quello che non mi sta bene a me dei YouTuber è YouTubers che alcuni di questi YouTubers hanno magari, facciamo un esempio, 1500 iscritti, mi chiedono, ciao, iscriviti se vuoi al mio, anzi iscriviti senza se, neanche se, mi, se vuoi, proprio iscriviti al mio canale, faccio video bla 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 eccetera eccetera, non voglio fare nomi perché non sono YouTuber che mi stanno scrivendo adesso, ma sono YouTubers di una settimana fa, mi ero dimenticato di fare un video quindi lo faccio adesso. E molti YouTubers che mi scrivono, ciao, iscriviti al mio canale, vedi i miei video, se vuoi metti mi piace, metto solo se vuoi quando de devo vedere i video, se vuoi metti mi piace, non è un obbligo, ma se vuoi metti mi piace. Poi io magari mi iscrivo al loro canale, io metto mi piace nei loro video perché sono fatto così io, e vabbè faccio quello che i video quando li caricano, metto mi piace, vedo i commenti e tutto, e loro invece non gliene sbatte un cazzo di quello che faccio io, magari li pubblicizzo pure perché io quando mi iscrivo a un canale io li pubblicizzo anche. Magari li pubblicizzo anche e loro invece non gliene sbatte un cazzo dei miei video, non gliene frega un cazzo di mettere mi piace, non mi dicono manco la verità, tipo iscriviti al mio canale, metti mi piace nei miei video, però io a te non ti cago manco di striscio, manco la sincerità c'è pure in YouTube. E questo mi ha dato un pochettino fastidio perché ho visto 5-6 iscritti che hanno molti utenti, molti iscritti, tipo 700, 400, 200. 2000 anche addirittura che mi hanno scritto a me iscriviti al mio canale, faccio video di giochi di guerra, faccio giochi di faccio tutorial, faccio tante cose, iscriviti se vuoi metti mi piace nei miei video, commentali eccetera eccetera, io lo faccio, cioè non ho questo problema, io perché sono fatto così, sono gentile, voglio aiutare il prossimo. Ma non essere preso per il culo, nel senso iscriviti al mio canale, metti mi piace, commenta i video e poi dopo a me però non gliene sbatte un cazzo, come per dire tu non sei nessuno, io ce li ho 2000 iscritti, però almeno te lo chiedo così tanto per chiedere, poi se tu non vuoi farlo vaffanculo, cioè mi sembra una presa per il culo, cioè io come ho già detto, come ho scritto anche nella mia intro, io consiglio canali, voglio aiutare il prossimo. Poi io, come al solito, vi metto, quando io mi iscrivo a un canale di un YouTuber, se un YouTuber si iscrive a me, io mi iscrivo e faccio anche e consiglio pure il suo canale. Anche se un YouTuber mi iscrivo io, per esempio, al suo canale, io gli faccio un video, gli dico iscrivetevi a questo canale. Io adesso faccio due nomi, anzi un nome, che è un YouTuber che io stimo tantissimo, anzi no, due, scusate, due che stimo tantissimo e che diciamo ci aiutiamo a vicenda. Io quando metto mi piace e commento nei loro video, loro fanno la stessa cosa anche a me, perché cioè, ci conosciamo anche tramite voce o tramite messaggi, dipende di quale YouTuber sto parlando. Tipo, adesso ho appena saputo da un utente YouTuber che io stimo perché fa dei bei video di Minecraft, specialmente Minecraft, solo Minecraft fa. Più di 500 iscritti, che si chiama Allcraft 97. Lui, per esempio, io mi sono iscritto al suo canale, dopo lui si è iscritto al mio perché ha visto alcuni miei video e ha messo mi piace, ha commentato, ha messo tutto.
E mi piace questo, non è che mi poteva anche dirmi direttamente, ascolta, iscriviti al mio canale, guardi i miei video e poi a me non me ne frega un cazzo di te. Invece no, anche un youtuber che ha 546, adesso non mi ricordo 540, adesso non mi ricordo bene la cifra, però sui 500 me lo ricordo, che ha degli iscritti. Cioè, una volta mi ha chiesto a me su YouTube, mi piacerebbe fare dei video con te, fare un video, una serie o fare un video di Minecraft o un altro gioco. Cioè, io ci sono rimasto un po', ma, cioè, non male, cioè, ero felice, ma non me lo aspettavo, perché un youtuber con 546 iscritti mi sembra che andrebbe con gli utenti più alti di me, non io, uno che ne ha 19. Detto, però purtroppo lavori, io gliel'ho detto anche questo problema, che io lavoro e certe volte mi posso anche svegliare presto, perché io vado a letto tardi, vado verso le 7 del mattino, adesso sono le 6 per esempio, perché faccio video notturni. Certe volte magari mi vado a dormire alle 7 e magari per fare un video con un youtuber io mi sveglio anche all'orario che vuole quella persona. Però se io faccio video di pomeriggio li faccio dall'1 fino alle 5:40, perché poi alle 6:10 io dovrei andare già al lavoro. Ci metto 10 minuti o 12 minuti, però devo essere lì nell'orario giusto, non è che posso andare 10 minuti in ritardo. Quindi gli orari sono questi. Comunque lui mi ha chiesto anche se volevo fare dei video con lui. Cioè, non è stato un youtuber che magari mi ha scritto iscriviti al mio canale, guarda i miei video, commenta e poi vaffanculo. Cioè, non gliene sbatte un cazzo dopo di vedere i miei video o cose. Perché ho visto anche un decalo, cioè ho visto anche alcuni ultimi miei video, che da 30 visualizzazioni sono passato a una visualizzazione. Come se alcuni youtuber se non gli piacciono più i miei video, o magari adesso hanno detto, boh, vaffanculo, non ce ne sbatte più un cazzo di lui. E questo un po' mi dispiace, cioè per alcuni che magari non vedono più i miei video mi dispiace, per alcuni invece sono un po' incazzato perché ci sono molti youtuber che chiedono iscriviti al mio canale e io ricambio. O magari alcuni youtuber che scrivono iscriviti al mio canale, commenta e metti video, poi basta, ciao, e basta, cioè non scrivono più altro, capito? E poi magari a te non viene sbattuto, cioè dopo che tu ti iscrivi a loro, al loro canale, loro poi di te non gliene sbatte un cazzo. Questo mi sembra un po' una mancanza di rispetto verso di me e anche verso anche una figura di merda per lui, perché lui, cioè, mi sta mandando un messaggio privato prima di tutto e seconda cosa non lo scrive in pubblico e punto terzo mi dice una cosa e poi dopo lui non gliene sbatte un cazzo di niente di nessuno. Cioè, questo non mi sta bene, cioè, soprattutto poi un youtuber che magari ha 1000 iscritti mi chiede di iscrivermi, poi invece a me non gliene sbatte un cazzo perché lui ne ha 1000, dice la mia coscienza è a posto, io glielo scrivo sto messaggio che non mi ha fatto un cazzo. Questo mi sembra una mancanza di rispetto. Poi magari alcuni adesso mi metterete dei commenti con scritto stai dicendo cazzate, youtuber è così, devi fare il deficiente, devi scrivere, devi commettere iscriverti e basta, non devi incazzarti per queste cose. A me sta bene, io almeno la verità la sto dicendo. Comunque, se succede anche a voi, secondo me voi sareste incazzati come me, sareste incazzati quanto me, che alcuni vi scrivono iscriviti al mio canale, faccio dei video di Call of Duty, voglio, mi piace che alcuni, se gli piace Call of Duty, si iscrivano al mio canale, poi ti scrivono ciao e basta, e tu ti iscrivi al suo canale, poi a lui e a te non gliene sbatte un cazzo. Ditemi anche voi, magari voi vi piace così. Io sinceramente voglio dirvi le cose chiaro e tondo, perché non sono uno che dice le cose alle spalle o che dice una cosa e ne pensa un'altra. Io sono uno che è proprio diretto, io voglio dire proprio la verità proprio di questa cosa, perché a me mi dà molto fastidio. Cioè io se mi iscrivo a un canale, vabbè, il mio canale è consigliare canali. Quindi se io mi iscrivo a un canale lo consiglio anche nei miei video subito, cioè perché è la prima regola. Ma su altri youtuber che magari non consigliano canali, ma si iscrivono al canale di quel youtuber, io spero che quell'altro youtuber si iscriva anche a quello lì, che si è iscritto appena al suo canale. Non che magari uno si iscriva al suo canale e quell'altro non gliene sbatte un cazzo e dice questo qua si è iscritto, vaffanculo. O magari il contrario, magari quell'iscritto, cioè quell'utente che ha molti iscritti chiede al youtuber iscriviti al mio canale, quello lì si iscrive e poi lui non fa un cazzo, non gliene sbatte una minchia, non guarda video, non commenta, non mette mi piace, non fa un cazzo, non gliene sbatte una minchia. Questo io l'ho avuto da sei youtuber, che non voglio dire nome per questioni di
che non mi piace smerdare la gente, perché non voglio smerdarla, prima di tutto perché non sono il tipo che vuole smerdare gente. Punto secondo, non è il caso, non ne vale manco la pena. Almeno io so che chi lo sta guardando questo video sa di chi sto parlando, o magari quella persona che sa di aver sbagliato veda il video e capisce che io non sono uno che si iscrive a un canale e poi quello lì non gliene sbatte un cazzo e non mi caga più e io sono come un coglione che mi sono iscritto e poi dopo lui fa i cazzi che vuole. No. Io se mi iscrivo a un canale, prima di tutto mi iscrivo io, già di mio, cioè non, anche quando uno si iscrive al mio canale, io sono il primo che si iscrive anche al suo, perché se lui, una persona si iscrive da me, io mi iscrivo da lui, proprio sono fatto così, e poi consiglio pure il suo canale. Invece mi dà molto fastidio se la gente ti obbliga, tra virgolette, ti obbliga a dire iscriviti al mio canale, senza manco per favore, manco se vuoi, no, direttamente ciao, iscriviti al mio canale, faccio video di Call of Duty, se vuoi. Cioè se vuoi lo mette sempre quando però parla dei video. Se vuoi commenta, se vuoi metti mi piace, se vuoi dopo magari quando avrò voglia io magari mi scrivo e poi ti attacca il cazzo. Ecco, questa cosa a me non mi piace. Perché io per esempio ho 19 iscritti adesso. A me sta bene anche se rimango a 19 iscritti, cioè ormai me ne sono fatto, faccio video per i 19 iscritti. Non sono uno che va a scrivere mi sono iscritto al tuo canale e ricambi. No. Proprio questo, scordatevelo, proprio non vi arriverà mai un messaggio da parte mia con scritto mi sono iscritto al tuo canale e ricambi. Proprio a me non lo farò mai, manco se mi mettete in croce. Gesù, aiutami tu. Comunque, se qualche youtuber mi scrive iscriviti al mio canale, anzi, per favore, ciao, anzi, ciao, per favore, ti puoi iscrivere al mio canale o guarda il mio canale, poi se vuoi iscriviti. Iscriviti al mio canale e se vuoi commenta e metti mi piace, così il messaggio sarebbe un pochettino più bello, cioè anche più non obbligatorio. Perché se tu scrivi ciao, iscriviti al mio canale, mi sembra un messaggio come per dire ti ciccio tu che stai lì, che tanto a te non ti cambia un cazzo, iscriviti al mio canale e vaffanculo. No, questo mi sembra un'offesa, anzi mi sembra anche come per dirmi sei un deficiente, tanto te non te ne sbatte un cazzo. Ma questo mi fa un po' girare i coglioni. Qui. Ho parlato troppo, 12 minuti. Vabbè. Quindi volevo solo fare questo video brevissimo, tanto per dirvi come la penso io, perché a me queste cose non mi piacciono. Soprattutto se c'è qualche youtuber che magari mi ha anche come dire, consigliato nei suoi video che ha detto iscrivetevi da Beyon Community, Mega Mister Horror che ha cambiato canale. Comunque avete capito come se lo sapete voi se avete fatto un video no così che mi avete consigliato dovete almeno ditemelo che vi voglio ringraziare quelli che l'hanno fatto il video e che mi hanno consigliato perché a me se magari qualcuno mi consiglia non so manco che mi ha consigliato e non posso ricambiare poi per gli iscritti io sono rimasto a 19 se mi ricordo se guardo sul computer gestisci video no, il mio canale non gestisci video zozza allora po, 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 po. Ah, 19 iscritti ok ho 19 iscritti e cioè a me sta bene cioè se io dovessi continuare a fare più di 40 o 60 video e fermarmi sempre a 20 iscritti mi sta bene cioè non fa niente cioè raga cosa devo dirvi non so magari dopo 100 video vedo che non cambia un cazzo cioè magari lo chiudo pure e basta non faccio più video non lo so io vorrei continuare per i miei 19 iscritti se i miei 19 iscritti sono fedeli e commentano e o vogliono mettere mi piace mi sta bene Poi se dovessi rimanere sempre a 19 iscritti e consiglio sempre gli stessi canali, raga, non so cosa dirvi, cioè io non posso farci nulla. Io se ho 19 iscritti quelli consiglio. O magari consiglio alcuni canali in cui mi sono iscritto, ma però alcuni non ne conosco. Cioè io youtuber, ho visto molti youtuber, ad esempio, che sono famosissimi in internet e mi hanno chiesto se volevo iscrivermi al loro canale. Cioè, anzi, mi hanno scritto, ciao, iscriviti al mio canale. E hanno 2000 iscritti. Cioè. Un youtuber che ha 2000 iscritti ti mette a scrivere ciao iscriviti al mio canale che faccio video su giochi di guerra o giochi di zombie iscriviti metti mi piace e
e metti pure i commenti, cioè come obbligatorio, cioè come se lui fosse il dio assoluto di YouTube. Cioè a me non mi sembra il caso di fare così, cioè a me sembra una mancanza di rispetto, soprattutto mi prendi per il culo. Boh, io non so, cioè ditemi cosa ne pensate se anche a voi vi capitano questi YouTuber. Cioè io lo so che, cioè YouTuber lo conosco, è 2 anni che ci sono su YouTube e conosco questi YouTuber che fanno queste cose qui. Però il conto è anche provarlo sulla propria pelle, soprattutto. E poi anche come si può dire? Cioè, non è bello che uno si dica iscriviti al mio canale e tu non ti iscrivi al suo. Cioè, mi sembra una presa per il culo. Cioè, io non pretendo di avere molti iscritti, non voglio manco, sicuramente non ci arriverò manco a tanti iscritti e non voglio che la gente è obbligata a iscriversi al mio canale. Ma nemmeno che pretenda che io per forza mi devo iscrivere al loro canale, non ha senso. Cioè io non mi iscriverò mai a un canale che uno mi dice iscriviti, metti mi piace e fai quello che dico io. Ma che cosa? Cioè poi vuoi pure che ti consigli pure nei miei video, ma neanche per sogno. Io adesso ho alcuni YouTuber che faccio nomi perché sono dei YouTuber che aiutano e certe volte mi consigliano anche loro, che hanno capito qual è il mio concetto, qual è il mio concetto del mio canale. Aiutare voi. E aiutare anche me, cioè nel senso aiutarci tra di noi. E io è questo che voglio fare. Cioè se io aiuto degli YouTuber, tipo li consiglio in tutti i video, e tutti gli YouTuber che consiglio sempre nei miei video, e loro mi danno una mano anche a me, è un aiuto a tutti, non è solo un non è, non, io non sto aiutando solo un YouTuber o mi dichiara un YouTuber, consigliami, e poi io a lui non gli faccio niente, non lo consiglio, lo mando a fanculo. No, io lo consiglio. Ma quasi, anche se sia inverso la cosa. Invece ci sono alcuni YouTuber che ormai non gliene sbatte più un cazzo, ormai mi hanno rifiutato, eliminato proprio anche magari del canale, o alcuni magari non vedono manco i miei video, ed alcuni invece che sono rimasti fedeli, tipo Dr. Gobitz è rimasto fedele, il canale di Frank è rimasto fedele, Horror PC Gamers sta sempre guardando i miei video e gli piacciono. Aspettate un attimo, che alcuni non li ricordo, ma non perché non li ricordo, perché ogni volta è un casino. Poi, TecnoTuber guarda i miei video. TecnoTuber, che adesso ha 47 iscritti, guarda i miei video, ma non mi ha abbandonato, c'è lui è ancora iscritto al mio canale. Poi, Now New Name, che sarebbe Livorno Regna, che ha cambiato canale, iscrivetevi di nuovo al suo canale perché ha cambiato un nuovo canale. Anche se volete, iscrivetevi anche al suo nuovo canale, Super Milani Stacker. No, ho sbagliato, Livorno Regna. Oh, che casino. Super Milani Stacker è YouTuber che fa video fa del background, degli avatar e delle intro, anche se mi ricordo a richiesta. Se voi volete una richiesta di una background, una intro, lui ve lo fa. Quindi Super Milani Stacker. Poi, Spider-Man 5717, anche lui guarda i miei video e commenta. Master Video Plus. Mi sono iscritto al suo canale, però è un amico di TecnoTube, però magari non mi ha visto, magari non sa che io mi sono iscritto al suo canale. Poi, Allcraft97, l'ho sentito ieri, mi ha detto che in questi giorni non potrà fare video, e mi è dispiaciuto tantissimo, spero che ti riprenderai subito, Allcraft97, spero che vedi questo video, perché mi dispiace che hai avuto quel problema lì, che non puoi fare video per un po', non so quanto. Comunque, spero che ritornerai in forma. Poi, Sorotaku 1 guarda i miei video, mi sembra che li sta guardando i miei video. Alcuni iscritti nuovi che non, tipo It's Electric Kids, che scusa se l'ho pronunciato male, ma It's Electric Kids, che credo che era un YouTuber che ha anche consigliato Dr. Kobitz, credo. No, forse no, è un altro nome un pochettino simile che non si riusciva a pronunciare. Comunque anche lui è nuovo, quindi ha solo un iscritto perché sono io. Mi sono iscritto al suo canale perché lui si è iscritto al mio. Ho visto ieri che c'erano 18 iscritti, sono andato a guardare e ne avevo 19. Ho detto, chi è? Ho guardato il suo canale e ho detto, mi iscrivo anch'io, perché mi sembra giusto. Quindi iscrivetevi, farà video, spero, perché se ha aperto un canale farà dei video. Adesso non ha fatto ancora nessun video perché sicuramente l'ha aperto ieri. Non lo so adesso quando l'ha aperto. Prova a guardare il suo canale, l'ha aperto. Attività recenti, data di iscrizione 14 luglio 2012, attività recenti 16 settembre 2012, quindi l'ha aperto da poco.
Si è iscritto a molti canali. Ok, vabbè, se volete iscrivetevi al suo canale. Ve lo metterò in descrizione perché non so come si pronuncia. It's Electrix. Comunque, volevo mettervi le cose in chiaro. Per chiunque youtuber, non è una cosa a punta, nel senso che prendo uno in preciso, è una cosa in generale, proprio per far capire alla gente che io voglio aiutare tutti, ma non voglio manco essere preso per il culo. Nel senso che non mi piace che un youtuber mi scriva, iscriviti al mio canale, commenta e metti mi piace, poi di me non gliene sbatte un cazzo, non si iscrive, non gliene frega un cazzo dei miei video e queste cose, per me non mi darebbe anche fastidio. Anzi, se c'è qualche youtuber che magari mi consiglia nei suoi video, voglio anche saperlo, perché così lo ringrazio anche, perché mi piace che la gente mi consigli certe volte nei suoi canali e dica che io ho un canale dove consiglio canali di youtuber che faccio video di tutti i giochi che anche che mi consigliate. Magari se mi consigliate un video di un gioco io lo faccio, non ho problemi. Per esempio, Sora 1958 e Sora Attack 1 mi avevano consigliato S4 League, che vabbè io conoscevo già da 2 anni fa, perché giocava Moco Guns. Moco Guns, diciamo, è una l'hanno S4 League è, diciamo, una ripresa, nel senso l'hanno modificato, l'hanno reso un po' spaziale il gioco. Però sono gli stessi creatori. Ho guardato su internet e diciamo un po' sono identici il gioco, solo che S4 League è la spada è lentissima per dare un colpo, capito? Per dare all'avversario, e invece con Moco Guns le dai veloci i colpi, e poi puoi usare pistole, mitra, granate, cure, puoi salire sui muri tipo Matrix, è un casino, è bellissimo Moco Guns. Esatto. Ok. Mi si era seccata la gola. Che bella la diretta, bevo Coca-Cola con una bottiglia d'ace. Guarda che bello. Coca-Cola, ace. Ok. Cioè la bottiglia dell'ace, ma la Coca-Cola dentro. Beh, interessante, me ne frega qualcosa. comunque, volevo finire qui il video perché sono già 22 minuti. Quindi volevo mettere le cose in chiaro. Se qualcuno magari vuole consigliarmi, o magari mi ha già consigliato, mi mandi un messaggio che io lo ringrazio perché mi ha consigliato. Ricordatevi sempre che chi si iscrive al mio canale, io mi iscrivo subito al suo, perché sono fatto così, e poi lo consiglio pure nei miei video, perché a me chiunque youtuber faccia dei video per me mi va bene, perché tutti gli youtuber sono bravissimi, non c'è uno che è uno scarso, uno che ne fa meglio i video e uno che magari deve essere lasciato lì a morire, no. Io anche quello che dicono, tra virgolette, che deve morire, io lo prendo e lo consiglio. L'unica cosa, come ripeto, non sopporto quelli che mi dicono iscriviti e metti mi piace, commenta, come avete capito. Magari a me non gliene sbatto un cazzo, magari non mi consigliano nemmeno, magari mi dicono pure consigliami nei tuoi video e poi non gliene sbatto un cazzo. Questo mi sembra una mancanza di rispetto, perché allora direttamente lo faccio io, ti consiglio senza che tu mi chiedi niente. A me non hai questo peso nello stomaco che ti dice io a lui gli ho fatto consigliare il mio canale, ma di lui a me non me ne sbatto un cazzo. Quindi volevo chiudere qua il discorso, quindi vi ringrazio comunque per i 19 iscritti, quelli che mi sono fedeli stanno continuando a guardarmi, quelli che non mi stanno più seguendo, vabbè, fa niente, io ce la metto tutta per farvi divertire e consigliarvi tutto, poi se alcuni non gli sto più simpatico, magari non gli piacciono più i miei video, me lo scrivete anche se volete, io non mi incazzo, anzi sono uno che vuole la sincerità nel mio canale, c'è scritto pure nella descrizione del mio canale, c'è scritto pure che voglio la sincerità io. Quindi, per questo video è tutto, un saluto da Mega Misterolo, ciao!